Oggi parliamo di growth hacking e di lean startup e capiamo quali interazioni hanno questi due approcci e per cosa sono simili tra di loro. Intanto una breve sintesi sui due approcci e sui due metodi. Parliamo di lean startup, che è il metodo di Eric Ries, che arriva dalla customer development di Steve Blank. È un approccio leggero per poter sviluppare dei progetti startup basandosi sulla continua validazione, quindi andando a migliorare progressivamente quello che è la risposta del nostro prodotto nei confronti dei nostri early adopters, del nostro mercato di riferimento, modificandolo e validandolo, sperimentandolo ripetutamente, al fine di arrivare nel più breve tempo possibile a dare il miglior prodotto che il nostro target di clientela desidera. Per ciò che invece riguarda il growth hacking, diciamo che è un metodo che è stato coniato per la prima volta da Sean Ellis, che invece serve per poter creare crescita all'interno di una startup basandosi sulla sperimentazione e la validazione continua. Sean Ellis, in una conference che fece qualche anno fa, disse proprio che il growth hacking è il lean startup applicato al marketing, perché anche a livello temporale, diciamo che i due approcci si susseguono proprio uno all'altro, sia il startup è utilizzato nelle prime fasi di crescita della startup, nel momento in cui dobbiamo scalare e quindi cominciare a crescere a livello esponenziale, entra in gioco l'approccio del growth hacking. Ma entrambi gli approcci possiamo dire derivano da quello che fu inventato già da Galileo Galilei, cioè il fatto che noi andiamo a sperimentare e a validare, così come faceva Galileo Galilei, in realtà fanno sia Eric Ries che Sean Ellis, ossia basare come approccio la validazione continua non può far altro che migliorare progressivamente la risposta del nostro prodotto rispetto all'effettiva esigenza del nostro mercato di riferimento. Non possono mancare questi due approcci, questi due metodi all'interno delle startup, perché sono proprio la base, il fulcro di ciò che sono oggi le metodologie migliori applicabili per crescere in maniera lean, cioè in maniera leggera, minimizzando al minimo le possibilità di insuccesso e massimizzandone quelle di riuscita.